Buongiorno, ben ritrovati alle chicche formative anche questa mattina. Allora, a volte devi agitare i piedi nell'acqua se vuoi attirare gli squali. Questo è il titolo della chicca di oggi. Cosa significa? Beh, io ogni volta che faccio un giro sui vostri social vedo una grande differenza tra quelli che stanno seguendo il programma di business coaching e quelli che invece fanno chi fa da sé fa per tre, ok? Perché i social sono come il mare, se vuoi attirare gli squali, cioè la gente deve venire a sentire, deve percepire. E io vedo delle gran banalità, delle cose che ho già detto tante volte, se fate giornalai continuate a riprendere quello che scrivono gli altri e lo riproponete sui vostri social. Ieri, per esempio, ho corretto il tiro a un consulente che sta appena iniziato a fare coaching perché metteva sul suo LinkedIn continuamente dei consigli, no? A dei post che non c'entravano niente con la finanza. E dico, però voi non vi rendete conto che tra LinkedIn e Facebook c'è una differenza enorme, quindi dovete stare attenti a quello che consigliate. Cioè, i mi piace da una parte non sono i consigli dall'altra, finiscono in due realtà diverse. Quindi, cioè, prima di tutto conoscere i meccanismi di come funzionano i social. Seconda cosa, agitare bene i piedi nell'acqua per far arrivare gli squali, no? Oppure mettere la giusta esca per far arrivare il pesce, il marlin, ok? E molti di voi non lo sanno fare, quindi sono sui social sbagliando completamente le strategie. Le strategie vanno studiate a tavolino in base al tipo di clientela che si vuole attirare. E in base a cavalcare la realtà. Quindi in questo momento la gente vuole sentir parlare solo di alcune cose, non di altre. E quindi voi che parlate di analisi del rischio, dinanzi comportamentale, se ho 10 noci ne mangio 8, basta, non ce ne frega niente di sta roba. Cercate di parlare di quello che alla gente interessa in questo momento e vedrete che attirerete come mosche sul miele i vostri squali. Ok? Ciao. Io oggi ho il corso sul mobile marketing e quindi tra pochissimo alle 10 si comincia. Ecco, quella è una buona piattaforma per arrivare a coprire il 100% delle comunicazioni, per esempio. Quindi alcuni ce l'hanno, alcuni no. Tutti quelli che fanno coaching ce l'hanno, gli altri se la devono comprare. Ok? Ciao a tutti.